Beer and Food Attraction 2023 continua il nostro viaggio itinerante all'interno degli stand presenti in questa fiera. Ci troviamo nuovamente allo stand di Conserve Italia per intervistare il nuovo direttore commerciale Italia dell'azienda, Andrea Colombo. Andrea, è un gran piacere averti ospite ai microfoni di Orecanews.it. Grazie mille, è un piacere anche per me. Soprattutto aver ricevuto l'incarico di estendere il mio mandato all'interno di Conserve Italia dopo tanti anni fatti sul mondo retail e dei private label, adesso farmi carico anche di questo nuovo canale mi rende pieno di entusiasmo e del piacere di affrontare questa nuova sfida. Io ti interrompo per chiedere innanzitutto a coloro che non ti conoscono nel nostro club dell'Oreca, in un minuto qual è lo storico professionale di Andrea Colombo? Perfetto, allora sono arrivato il 1 gennaio 2006 in mondo Conserve Italia, incominciando con tutto il percorso nel mondo retail, dopodiché hanno aggregato anche tutto il mondo delle private label, altro canale strategico per la nostra azienda, proprio per veicolare tutta la materia prima dei soci, che quindi insomma è sempre l'obiettivo per cui nasce la nostra cooperativa, per arrivare adesso con l'uscita del mio predecessore super collega, ha fatto più di 30 anni in Conserve Italia, Pierfranco Casadio, e mi hanno aggiunto anche questa responsabilità che affronto e vado proprio con il cuore aperto ad accettare come nuova sfida, sperando di ripetere i risultati che già loro come squadra hanno portato. Ti trovi ad affrontare una sfida nella sfida dal momento che l'azienda oggi annuncia di essere, con uno slogan bellissimo, altrettanto convincente, a Total Horeca Company. Ah, questa è la nostra grande sfida per gli anni a venire. Sempre più abbiamo cercato di avere una visione complessiva per aiutare anche tutto il mondo dei distributori, dei grossisti, per raggiungere il consumatore, mettendo insieme tutte le nostre proposte di categorie merceologiche. Quindi, oltre al mondo dei succhi, come sempre è stato, adesso abbiamo una proposta che copre anche tutto il mondo del pomodoro, del food in generale, legumi, frutta, per cui insomma veramente una proposta considerevole a 360 gradi. E questo cerchiamo di farla anche in un periodo che ci sfida ulteriormente, perché il problema dell'inflazione, quello che dovremmo affrontare con i prossimi mesi, ci va a dare ancora più stimolo per poter portare tutta la nostra proposizione nuova a quelli che sono i nostri collaboratori, che non abbiamo mai lasciato a piedi neanche negli anni scorsi, quando c'erano altri problemi, la pandemia, il Covid, abbiamo sempre cercato di essere un punto di riferimento importante per loro con la nostra presenza, e adesso vogliamo farlo da un punto di vista dell'innovazione. Abbiamo adesso proprio lanciato un progetto nuovo sul mondo derby insieme a tante altre cose, e ci stiamo facendo carico anche di fargli una formazione importante attraverso questo progetto di masterclass che facciamo in giro presso i distributori, piuttosto che l'Accademia dell'Oreca, che si trova anche sul nostro sito, per spiegare il più possibile l'utilizzo e l'implementazione di tutti i nostri prodotti, le nostre merceologie, i plus che offriamo. Per cui insomma un lavoro molto grande, molto che ci riempie di soddisfazione per un'azienda che ormai ha anche una certa dimensione. Abbiamo raggiunto ultimamente un fatturato interessante. Possiamo dirlo, è 1 miliardo, siete ormai tra le aziende del settore più grandi d'Italia. Sì, e soprattutto venendo da sempre abbiamo mantenuto questa matrice cooperativa, la nostra forza sono gli agricoltori, la nostra mission è continuare a veicolare i prodotti del nostro territorio. Noi più del 90% della materia prima venduta è conferita direttamente alle nostre cooperative, per cui per noi è un grande motivo d'orgoglio. Penso che anche tutto il mondo cooperativo lo apprezzi e veda lo sforzo che continuiamo a fare per entrare in tutti i canali possibili, per cui insomma questo qui fa ben sperare anche per un 2023 che, seppur con tutti i punti interrogativi che ci sono, possa portarci le stesse soddisfazioni che, devo dire, ci ha riservato il 2022, anche oltre forse quello che si temeva, che potessero crollare i consumi di certe merceologie come le nostre.
Andrea, il vostro non è un cambio di paradigma, è diciamo un passo avanti in ragione del servizio e offerta da dare a tutti quelli che sono i vostri clienti e coloro che magari ancora non lo sono. Sì, è senz'altro questa la sfida per il futuro, perché dietro a un mondo di innovazione di prodotto che portiamo avanti da sempre, continuamente, questa volta c'è uno step successivo, ulteriore, che ci permetterà di qualificarci ancora di più. Riusciamo ad avere una proposta molto più ampia, molto più interessante, che dovrebbe migliorare anche da parte loro il rapporto con un minor numero di fornitori, quindi con una proposta che riesca a soddisfare tante esigenze di consumo, tanti utilizzatori finali, quindi tanti touch point che andranno a toccare i venditori dei grossisti, per cui insomma è un qualcosa in cui crediamo molto, lo stiamo portando avanti già in fase sperimentale da un anno, anno e mezzo. I risultati, soprattutto in certe aree, li abbiamo già toccati con mano, quindi sembra che sia la strada corretta da fare, e adesso speriamo di riuscire a farla esplodere a livello perfetto in tutti i canali, in tutta Italia, in tutte le zone. E noi vi daremo una mano da questo punto di vista a comunicare tutte quelle che sono le novità che periodicamente Conserve Italia vorrà annunciare al popolo dell'Oreca e del Full Service. Andrea, molte molte grazie. Grazie a voi, mi fa molto piacere e ci rivediamo presto.